la donna incinta viene accoltellata in un modo bestiale dalla diavolessa, come la vogliamo chiamare, dalla amante di Manson, e avete visto nell'immagine come viene uccisa. Fra l'altro la donna conosceva benissimo lo stato di gravidanza di questa vittima, nonostante ciò l'ha finita, ed è stata, credo, se non erro, l'ultima vittima, vero? È stata lasciata l'ultima. Quindi immaginate questa donna incinta, nelle condizioni in cui si trovava, veder morire tutti in quel modo tremendo e poi dover morire anche lei. Col suo sangue hanno scritto Helter Skelter sul muro. Con un errore, un lapsus scritte, perché la donna non scrive Helter H-E-L-T-R-E, ma ci mette una A, come mette un dittongo, quindi fa un errore. Perché halter invece in inglese significa impiccagione. Quindi immaginate un po' questi soggetti, che rabbia, che furore, che aggressività condivisa, perché in una situazione di gruppo chiaramente la violenza aumenta in modo irrefrenabile. Lo sappiamo perché anche ci sono stati dei casi di cui avrete sentito sicuramente parlare, di apparenti furti in ville dalle parti in Umbria, no? Ultimamente l'anno scorso, che poi alla fine questi soggetti non si limitavano a derubare, a prendere le cose, ma poi uccidevano anche le persone. Perché? Perché quando si condivide in gruppo il male non ha più limite, perché si moltiplica l'aggressività, diventa sempre più forte. Allora, in questo caso, ancora di più, perché gli insegnamenti di Manson sono degli insegnamenti sadici, degli insegnamenti che partono come missionari, nel senso, noi dobbiamo, mettiamoci nell'ottica del serial killer, no? Lui voleva diventare un famoso chitarrista. In carcere aveva imparato a suonare la chitarra e pensava di suonarla benissimo, perché di fondo c'è un delirio di grandezza, questi soggetti sono grandiosi e megalomani. Di fronte alla messa in opera delle sue qualità, lui ha trovato dei no, ha trovato una negazione. Ancora oggi le persone che mi circondano sono identiche a mia madre, sono identiche a mio padre, sono identiche ai miei genitori adottivi, sono identiche alle persone che all'interno del carcere mi hanno violentato. Quando lui si ribella, perché trova la famiglia, non a caso la chiama Manson's Family, perché la chiama così? Perché lui era un bisognoso di famiglia, era un bisognoso d'affetto, non l'aveva mai avuta, però non sapeva entrare in relazione d'anima affettiva, d'amore con gli altri. Il suo modo di entrare in relazione con gli altri era un modo esibizionistico, feticistico, sadomasochistico. Quindi nel rapporto con gli altri lui vedeva la parte maligna della relazione, la parte malefica della relazione, e non vedeva altro che distruggere tutte quelle persone che lo avevano torturato da quando era nato fino a quel momento. Con questo non si vuole giustificare il comportamento criminale di questi soggetti, assolutamente, è una chiave interpretativa. Lui, quando si è sentito forte perché finalmente aveva un gruppo di persone che lo adoravano e lo consideravano addirittura un soggetto da idolatrare, perché Cristo, Satana, no? nella duplicità, nella bipolarità bene e male, lui si è sentito forte, e quindi il gruppo si è sentito forte, erano tutta una serie di sbandati che magari da soli non sarebbero stati neanche capaci di fare quello che hanno fatto,
l'unione fa la forza nel male, e quindi si è scatenato tutto il male di cui siamo venuti a conoscenza. Qualcuno ha anche qualche domanda da porre? Io ho una domanda. Certo. Lei ha parlato, non ha giustificato, però ha spiegato che il passato di questi personaggi incide poi sulle loro azioni. Io volevo chiederle se invece lei pensa che esista anche la cattiveria innata, cioè a prescindere, in alcuni di questi serial killer. Cioè, voglio dire, è possibile che ci sia qualcuno che ha una cattiveria innata, cioè una voglia di fare del male, a prescindere però del vissuto? Allora, diciamo che potenzialmente siamo tutti bipolari, no? Potenzialmente ognuno di noi è bene e male, bello e brutto, buono e cattivo, insomma, la tensione fra i due opposti. La cattiveria nata, diciamo che potenzialmente ognuno di noi ha una potenzialità positiva e una potenzialità negativa. L'esperienza di forma. Cioè, ci sono dei soggetti che possono anche essere, come struttura di personalità, perché c'è anche una genetica, no? Che possono aver ereditato la possibilità, però, intendimi su questo, la possibilità di costruire una psiche più armonica o meno armonica, più forte o più debole. Perché? Perché se io provengo da una famiglia di schizofrenici, no? È chiaro che la possibilità di ereditare una malattia così grave c'è, ma non è detto che ci sia, perché io conosco tante famiglie psicotiche con membri della famiglia sani e tanti soggetti invece malati in famiglie sane. Quindi c'è chiaramente una possibilità genetica ereditaria che noi non possiamo sottovalutare, ma nel caso delle perversioni non è così. Cioè, si diventa cattivi, io chiaramente dico sadici o masochisti o quant'altro, perché si passa per strade negative. Punto di vista proprio della criminologia, un soggetto come Manson, che con questa sua missione, con questo suo fanatismo, con questa sua capacità anche di raggruppare intorno a sé degli sbandati, rispetto anche a una figura come Gain, magari un solitario schiavo delle sue pulsioni, è un soggetto estremamente più pericoloso. Certo, perché ti arma la folla. E quando, come anche Arancia Meccanica, no? Tutti l'avete visto, no? Quando c'è il gruppo sadico, e chiaramente il pericolo è maggiore. Lui si autoproclamava come Cristo e Satana al tempo stesso. Il principio magari del bene supremo e il male supremo, sempre racchiuso in quel caos che anche abbiamo visto nel testo della canzone. Quindi lui si presentava come il tutto per i suoi adepti. Lui era tutto, era il bene, era il male, era veramente... Era un tutto. Cristo era di Cristo. Nel caso di quello che la giovinezza, l'infanzia del personaggio, penso che ci siano molti casi senza poi arrivare all'eccesso. La psichiatria, se questi casi presi in tempo, in che direzione si muove? Presi in tempo? Significherebbe prenderli già appena nati. A 20 anni, per esempio, è già troppo tardi. È gente che ha subito questi maltrattamenti così atroci, sodomizzazioni ripetute, anche nello stesso giorno in carcere. Cioè, questi soggetti non possono più uscire, perché c'è una pericolosità sociale, psichiatrica, talmente forte che non si può rischiare una riabilitazione. Anche se in America ci provano, ci hanno provato, ma poi hanno capito che non era possibile. E per quanto riguarda, dottoressa, la figura di Susan, diciamo la sua
tra virgolette preferita, che poi fu quella che materialmente mm-hmm. fece anche la strage, soprattutto su Sharon Tate, fatta a pezzi con una coltellata. Ecco, che tipo di figura è? Sappiamo poco di questa donna. Che è morta un paio d'anni fa. C'è quella foto segnaletica che mi fa paura. Sì, sì. Perché avete visto il ghigno che ha questa donna nella foto, quasi una soddisfazione. Una cosa possiamo dire con certezza, che questa donna ce l'avesse con la figura materna, perché si scaglia contro questa donna incinta con una ferocia, tremenda, che una donna non dovrebbe avere nei confronti di un'altra donna, no? Tu sai che quella donna o un bambino si fermano tutti di fronte a una dichiarazione del genere. In più questa era vera, quindi se vedeva che era anche incinta. Anche per esempio, quindi, questo mi fa capire che questa donna era talmente risentita nei confronti della maternità, della madre, della vita, dell'infanzia anche, della vita intrauterina, da agire una mattanza di questo tipo, insomma, no? Sicuramente sotto effetto di LSD, perché sennò certe cose non si possono fare. La droga non possiamo sottovalutarla in questo caso, eh? Io penso che questi soggetti sarebbero stati molto più buoni, tra virgolette buoni, se non avessero abusato di sostanze allucinogene, perché l'LSD stimola allucinazioni, delirio. Negli ultimi anni, alla fine, uno di loro li ha tradito, la famiglia che è andata a denunciare, è stato poi sì. fatto a pezzi. Sì, sì, sì. Quindi sì, magari sì. sicuramente su ordine di Manson, perché magari aveva tradito proprio questa sua rivolta, questa sua guerra santa contro i potenti. Infatti i gruppi, anche le coppie criminali, non reggono a lungo, perché c'è sempre qualcuno debole che si sente in colpa e che prima o poi crolla. Sì, che prima o poi crolla, anche nella coppia. Le coppie di criminali, di serial killer, sono state prese perché c'è stato uno che a un certo punto ha confessato perché non ha retto il senso di colpa. Perché il serial killer c'è un momento in cui si mette paura. Ed è, prima lui pensa che sia una missione, no? Allora io sono Satana e quindi devo compiere questa missione perché ha un senso proprio sociale. Poi a un certo punto, quando inizia ad avere rapporto con le vittime e sente che comincia a provare piacere, lì il serial killer si mette paura. Ha paura, dice, ma allora non è più Satana che mi ordina di fare queste cose, non è più una missione che io devo compiere, io sto provando piacere mentre faccio a pezzi questa persona. E allora ha un momento di tentennamento e in quel momento la polizia lo può prendere, se è capace, perché inizia a mandare dei messaggi, perché lui pensa, se la polizia mi prende significa che la mia missione è finita, altrimenti dovrò continuare peggio di prima.